Siamo qui in studio con la dottoressa Sabrina Strano, ricercatrice oncologica molecolare. Dottoressa, buona serata. Grazie. Purtroppo noi lo sappiamo, Roma è invasa dalle macchine e dal traffico, quindi spesso arrivare è complesso e complicato. Siamo qui per continuare questo rapporto iniziato con l'IFO, tra Roma Live e l'IFO, per informare i telespettatori su ciò che sta facendo la ricerca. Dottoressa Sabrina Strano, ci sono varie branche della ricerca oncologica, ecco, lei invece di quale parte si occupa? Dunque, io e il mio gruppo ci occupiamo fondamentalmente di ricerca di base e di approcci di tipo molecolare per il cancro. In particolare noi ci siamo focalizzati da anni, studiamo il ruolo di un gene oncosoppressore P53 che è di fondamentale importanza per la vita stessa della cellula, è normale e neoplastica. Normale in quanto il gene P53 controlla processi fondamentali quali la proliferazione, la morte cellulare e l'invecchiamento. E per la cellula neoplastica perché pare che questo gene si comporti un po' come Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ossia che nella cellula normale impedisce e controlla i processi proliferativi e quindi impedirebbe la formazione del tumore, quindi si comporta da antioncogene. In una cellula già una cellula neoplastica invece si comporta proprio da oncogene. E noi ed altri gruppi pensiamo che la mutata P53 eserciti non soltanto, si trovi nei tumori, eserciti soltanto una funzione solo di perdita, ma anche che abbia qualcosa in più, cioè eserciti una funzione proprio di oncogene che permetta il progredire del processo neoplastico e anche favorisca la chemioresistenza. Bene. Dottoressa, una cosa, noi abbiamo anche delle foto, quando lei pensa o reputa opportuno chiamare le foto, sì. Noi possiamo far vedere in modo che i telespettatori si possano orientare. Stiamo parlando appunto del P53 e quindi questo gene che praticamente a volte si comporta come Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Ecco, vediamo un attimino una cosa, questo gene quando si comporta in modo da, cioè nella cellula malata neoplastica si comporta in modo da aumentare, da proliferare, ecco, come si c'è un modo per disinnescare, a che punto è la ricerca? Sì, noi dunque abbiamo, ci siamo orientati su due diversi approcci, uno di tipo biochimico, strutturale e un altro invece di tipo propriamente oncogenico molecolare. Il primo approccio, cioè quello che abbiamo visto noi ed altri gruppi di ricerca, che la mutata P53, la proteina, in condizioni normali è una proteina che è abbastanza instabile e silente. Quando vi è invece una condizione di emergenza, un danno al DNA, un'attivazione da parte di altri oncogeni, si attiva, esercita le sue funzioni. Una delle sue funzioni è quella di fungere da esca e legare altre proteine sorelle che normalmente svolgono delle funzioni antitumorali in una cellula che è aggredita. Quindi potremmo dire che fa da catalizzatore in qualche modo? Sì, in una cellula che è aggredita da un agente chemioterapico. La mutata, quello che fa, intrappola la sorella e impedisce a questa di uccidere la cellula tumorale e quindi di far sì che il chemioterapico abbia una funzione. Poi dovevamo parlare dell'altro, quello biochimico, già ne ha parlato. Questo oppure è quello biochimico invece l'altro, quello vedere, oncogeno molecolare. Le immagini. Sì, ecco, se la regia può mandare la prima immagine, Roma Live 1 l'abbiamo chiamata per essere più semplice, dovrebbe essere questa? Sì, dunque no, questa è una cellula neoplastica e come si comporta la mutata, i vari meccanismi che agisce per far sì, per favorire il progredire, la diffusione del processo neoplastico. Quello a cui facevo riferimento, l'approccio biochimico, era la slide successiva, ecco, quella in cui c'è la struttura proprio della proteina. E questa o la successiva ancora? La successiva. Ecco, se possiamo mandare la successiva, chiedo scusa, ecco, questa qui. Sì.
Dunque, l'approccio biochimico, come vi dicevo, la mutata P53 lega delle proteine, delle sorelle quali la P73 che esercitano delle funzioni antitumorali e impedisce a questa di svolgere queste sue funzioni quando la cellula è aggredita in senso, diciamo, da un agente chemioterapico. Quello che noi abbiamo fatto per far sì, per spiegare questo, per disinnescare questo meccanismo, abbiamo disegnato tutta una serie di piccole molecole, dei peptidi, che si combaciano come perfettamente su quella che è la struttura della proteina P53 e abbiamo fatto così, con questo, diciamo, escamotage, abbiamo disinnescato questo legame. Per abbiamo capire, fatto sì, abbiamo... a livello di colori, potremmo anche vederlo anche a livello di colori? Oppure no? Sì, cioè, diciamo, i peptidi sono quelli che, uno dei peptidi è quello che è indicato in nero e l'altro quello Perfetto. Che è indicato, diciamo, in viola. Queste piccole molecole quindi alterano questo legame e fanno sì che quindi la cellula possa rispondere meglio al trattamento antitumorale. E questo naturalmente il nostro sogno è di poter in un tempo breve poter avere a nostra disposizione un farmaco che già noi abbiamo testato nei modelli, nei sistemi animali, non ha tossicità e quello che abbiamo visto che riduce del 30% diciamo, la proliferazione del tumore, ecco, riduce le dimensioni tumorali. Un attimo, perché questo è importante. Allora, voi state ad un livello di ricerca preclinica, giusto? Sì. Quindi nella ricerca preclinica state testando questo nuovo farmaco e praticamente si è notato che c'è una regressione a livello statistico del 30% del tumore, giusto? Sì. Quindi questo significa che quando si arriverà sull'uomo, se le condizioni sono le stesse, dovremmo avere un abbattimento successivo di un 30% a livello statistico delle neoplasie. Tipi tumorali. Quali tipi di tumori secondo lei? Noi per il momento abbiamo testato sulla mammella e sul carcinoma del colon, che quindi rispondono anche meglio al trattamento chemioterapico, oltre che c'è una riduzione della massa tumorale.